Elda Lanza, buongiorno. Buongiorno, temo che lei dovrà alzare leggermente la voce perché come Rita Levi Montalcini io sono un po' sorda nell'orecchio sinistro. Che bel ricordo, Rita Levi Montalcini che abbiamo avuto diverse volte qui nel Posto delle Parole, ricordiamo sempre le sue conversazioni con grande affetto e soprattutto anche con grande riconoscenza. Elda Lanza, bentornata qui nel Posto delle Grazie. Parole per questo suo nuovo romanzo, Quasi un uomo. Era il migliore, il più intelligente, il più brillante, ma lei cercava l'amore. E poi che bella copertina che ha questo romanzo, guarda, Elda. La copertina l'adoro, proprio l'abbiamo scelta con puntiglio proprio, perché la volevamo, io e Maria Grazia Mazzitelli, che è il mio editore, la volevamo proprio così, e quindi l'abbiamo proprio trovata come la volevamo, l'abbiamo anche un po' costruita con questa barca da sola, in mezzo a questo mare così scuro, no, proprio mi è piaciuta moltissimo. Comunque il mio quasi uomo è quello lì che lei ha detto, in effetti. Di solito le parole registrano meno bene di come una ce l'ha nella testa, quello che vorrebbe dire. Ma è l'uomo potente, l'uomo che può tutto, l'uomo che ha in mano il destino degli altri, l'uomo che è ricco, l'uomo che può veramente decidere per tutti, ma non sa che esistono i fiorai. Io per molti anni ho ricevuto dei mazzi di fiori stupendi al mio compleanno con il biglietto scritto dal mio fioraio, auguri italiano. Non sanno che è il tuo compleanno, cara, oggi me ne sono dimenticato, vai dal gioielliere, prendi quello che vuoi, poi passo io. Questi sono i quasi uomini. Sono quegli uomini che non sanno che esiste anche questa parte della vita alle quali le donne, alla quale le donne sono magari attaccate. Altro che, e non solo le donne, perché questo è un aspetto importante di interesse, di cura. Se l'amore passa anche dalla cura, questa è proprio una cura. Passa anche da un fioraio, insomma. L'amore certo. Passa anche da un fioraio. Ed è molto bello che passi da un fioraio l'amore, eh. E questo romanzo che io ho costruito su un uomo vero che io ho conosciuto, che non era così proprio esattamente, però è stato un grande pubblicitario ed è stato uno dei primi grandi pubblicitari moderni, quando ancora la pubblicità la si chiamava reclame, quando l'America era avanti, noi eravamo molto indietro, e lui scrive a una grande agenzia americana, già forte, già potente, già conosciuta, che la sua campagna pubblicitaria era sbagliata. Quando il direttore di questa grande agenzia si è visto questo foglio in mano, ha detto: qui abbiamo un genio, perché ha capito che la mia pubblicità non sta funzionando, lui che di pubblicità non sa niente. Allora l'ha chiamato in America e lo ha messo a capo della sua agenzia. Lui è stato il primo italiano a capo di una grande agenzia americana quando, ripeto, la pubblicità era ancora reclam. Poi è tornato in Italia forte di questa grande esperienza e ha aperto la prima grande agenzia pubblicitaria italiana. Questa è una storia vera. Quello che non è vero è la sua storia sentimentale, tutto il resto, insomma, che è il mio romanzo, che voleva raccontare un aspetto dell'umanità, ma un aspetto soprattutto dell'uomo, dell'uomo importante, dell'uomo intelligente, dell'uomo che può molto, ma non può arrivare al cuore di una donna perché non sa come si fa. Ecco il quasi uomo. Ecco perché non sa come si fa, perché si comportava come se fosse. Ecco il come se fosse che rovina la vita del nostro personaggio, ma in effetti chiuso il libro, quasi un uomo rovina anche la nostra vita, perché questo è un uomo che è affrettato dai suoi compiti, dalle sue competenze, per cui delega, però del lavoro è giusto delegare, ma delegare il regalo del compleanno. Ma siamo... fanno moltissimi. Io ho un marito, posso parlare della mia esperienza, naturalmente non mi mandava dal gioielliere, non eravamo a quei punti, però in effetti è vero, un uomo occupato che ha una segretaria e ci pensa, non gli viene neanche in mente che il biglietto che mi arriva a casa scritto dal fioraio
mi fa venire più voglia di prendere i fiori e buttarli via piuttosto che metterli in un vaso. Perché è così? Perché è avvilente, perché capisci di non contare, perlomeno di contare meno del suo lavoro. E questa una donna non l'accetta e non l'ha accettata la moglie del mio protagonista. Lei poi l'ha messa, ha fatto la scelta più ovvia e più stupida che si possa fare, però questo dipende anche dal cervello di una donna. Insomma, io una scelta così non l'avrei mai fatta, lei l'ha fatta. Ecco il quasi uomo per delle donne che aspirano ad altro, e questa confusa certezza, no? che attraversa la vita di quest'uomo così impegnato, così brillante e così soprattutto ambizioso, ma ambizioso in tutto, ma c'è qualcosa che non va nel registro. Elda Lanza, siamo sotto Natale, siamo in tempo di regali. E quindi vorrei veramente parlare anche di questo, approfittando di questo nuovo romanzo Quasi un uomo, che potrebbe essere un bellissimo pretesto di un regalo. Ma la voce regalo è importante anche che ci sia il testo, la dedica, non qualcosa di automatico. Quando mandiamo il messaggio in WhatsApp, quando scriviamo il cartoncino, dobbiamo mettere cura anche in questo, se no è il fioraio che lo fa, se no è quello che vende l'oggetto regalo che scrive tutto, e quindi non va, no, c'è qualcosa di distorto. Sì, io penso che questo libro possa far pensare a un uomo che lo legge quante volte ha sbagliato, quante volte ha mancato, quante volte non è stato capace di una carezza, ma non di un gesto importante, non di una cosa. Le donne non chiedono degli eroismi, ma il gesto affettuoso, il ricordo, la cosa che sembra normale ma che invece purtroppo non lo è, e quindi quando succede è un regalo, è una cosa fantastica. Ecco, credo che molti uomini non pensino a questo. Io credo che questo sia un bel regalo di Natale per un uomo che l'ha letto mi ha detto: ho imparato una cosa che non sapevo. Meno male. E questo è importante, perché vedo qui, sfogliando il libro... Io la sento malissimo. Dicevo, Elda Lanza, sfogliando il libro, leggo qui una sottolineatura. Quando nel grattacielo dove quest'uomo lavorava, dall'altra parte del grattacielo c'è già qualcosa che si incrina, forse, no? E leggo: cercò di immedesimarsi, di capire che cosa poteva provare un uomo che entra in un negozio di giocattoli per un bambino, per un figlio, scegliere con raziocinio un oggetto che deve piacere a un bambino, che non l'ha chiesto, che forse non sa neppure che esiste, che gli piacerà o che lo deluderà. Ecco, Elda Lanza, questo suo pensare a come scegliere un giocattolo, anche qui c'è una razionalità estrema. C'è un altro uomo, cioè c'è quell'uomo che lui non è. Io ho proprio voluto anche andare un po' a fondo a quest'uomo solitario che va in barca da solo con la figlia, che è una bambina, poi diventa una ragazzina, poi finalmente una signorina, ma lui che è solo con la responsabilità di questa bambina in barca, in questo mare nero, in questa sera, questa vele gonfie perché c'è vento, perché la barca vela va solo così, va solo con il vento, senza vento, diceva Hemingway, la vela è uno straccio, ed è vero. Ecco, io ho voluto metterlo proprio nelle situazioni in cui dimostrare di essere davvero un uomo intero. Lui purtroppo lo impara in un modo molto, molto crudele, ma in effetti bisognerebbe dirlo ogni tanto agli uomini, dire: svegliati, non è tutto i soldi che porti a casa, non è tutto lì, io voglio anche una carezza che costa molto meno, costa molto poco, ma a me mi riempie il cuore. Insomma, sì, credo che manchi molto spesso, si pensa all'amore, si pensa alla passione, mai alla tenerezza. La tenerezza scalda il cuore, diceva la nostra beneamata poetessa. Quindi credo proprio che manchi agli uomini, manchi spesso, non sempre, manchi proprio questo, manchi la tenerezza, che è un sentimento fantastico.
è un sentimento dolcissimo. È un sentimento dolcissimo, Elda Lanz, la tenerezza, ma come, la sento più. Ma come quest'uomo, che è il protagonista del nostro romanzo, per lui la tenerezza era un senso di debolezza. Anche per noi uomini spesse volte confondiamo la tenerezza con la debolezza, con l'arrendevolezza. No, ha fatto bene a dirlo, perché è vero, molto spesso voi uomini pensate che la tenerezza sia un gesto di debolezza. No, è un gesto di grandissima forza, perché solo gli uomini straordinari sanno che cos'è la tenerezza, solo gli uomini straordinari, gli altri no, gli altri sanno la passione, sanno il voglio, il sé, la tenerezza è da grandi, proprio da grandi uomini. Ecco perché io ho scritto questo libro, proprio ho voluto raccontarla questa cosa, perché era tanto tempo che ci pensavo quando ho scritto Uomini. Ci sono andata per un po' vicino, ho sgattaiolato tra una parola e l'altra. Questo invece proprio è questo, il quasi uomo è questo uomo che crede che la sua forza, la sua virilità sia tutta in quello che lui ha nella testa. No, è anche in un gesto, in un piccolo gesto qualsiasi, ma che sia un gesto d'amore. E quest'uomo che costruisce la sua carriera giorno dopo giorno con una precisione assoluta, vive una mancanza molto forte nei confronti della moglie, e poi a un certo punto succede una cosa da una parte molto prevedibile, però non possiamo ovviamente svelarla, e comincia un'altra storia, e qui la storia prende veramente un'altra piega. Ritornando all'immagine della copertina, tra luce e ombre, qui arrivano le ombre, i colori scuri di questa storia. Che bravo che è lei, mamma mia, se tutti i miei lettori fossero così, come sarei, che donna felice sarei. Comunque sì, è vero, assolutamente vero, e di più, c'è in questa sua tenerezza per la figlia, tanto per non svelare altro, questa sua tenerezza nella figlia, c'è in fondo la sua espiazione, cioè quasi dice adesso mi rinnovo tutto, mi ricomincio tutto io da capo, e lo fa e ci riesce. Infatti nell'ultima pagina, quando la figlia fa l'intervista con la scrittrice, lo dice, cioè è stata la tenerezza, è stato l'amore più grande della sua vita, io sono stata l'amore più grande della sua vita, proprio perché in quella figlia lui ha messo tutto quello che non era riuscito a dare a sua madre. Sì, è un libro un po' complesso, però secondo me è un libro che gli uomini dovrebbero leggere, anche le donne, non escludiamole, però è molto dedicato agli uomini. È un libro molto dedicato agli uomini, ma dedicato a chi vuole scoprire una storia d'amore nella quale ci possiamo riconoscere tutti. Nella quale ci possiamo veramente riconoscere tutti, perché il senso della mancanza è Elda Lanz. In una storia d'amore, lei lo racconta in questa storia che si sviluppa per circa 280 pagine. Ma se l'amore è mancanza, qui è veramente mancanza non solo d'amore. Sì, è mancanza anche il guardarsi reciprocamente, perché in effetti c'è una frase che il suo socio in libreria gli dice: cosa vai a fare? Mi sposo da tale. Lui dice: momento, lei sposa te, perché tu stai sposando lei, ma lei sposa te. Ecco, anche questo personaggio, che lei ha letto il libro e quindi sa di chi parlo, questo personaggio che poi muore di overdose, eccetera, è un personaggio che quasi è una specie di coscienza per lui, che lui non ascolta, ecco il quasi uomo. Cioè lui non ascolta nessuno, non ascolta nemmeno l'amico che stima, che capisce forse che l'amico ha ragione, però non riesce a credergli, non riesce ad ascoltarlo. Talmente preso dalla sua passione, da questa cosa che sta facendo, a questa cosa che lo ha ubriacato quasi, perché sente di diventare grande e importante dove gli altri non sono arrivati.
È una bella battaglia, molto maschile direi, più che femminile. Credo che di donne così molto raro, uomini ce ne sono parecchi, ne ho conosciuti parecchi, ho conosciuto anche le loro mogli che si lamentavano. Elda Lals, a proposito di donne, vogliamo raccontare Francesca. Francesca è una ragazza qualunque, posso metterla così? Ma Francesca, certo. È la ragazza che non sa bene che cosa vuole esattamente, però vuole cambiare vita, vuole essere diversa, vuole che di lei si dicano delle cose che non si sono mai dette, cioè vuole mettersi in luce alla spese degli altri, non facendo qualcosa per sé. In effetti per sé lei non fa niente, si lascia trascinare. Quando non è contenta di una cosa si fa trascinare da un'altra parte, sapendo che forse lì viene valorizzata per come lei crede di valere. Quindi è una ragazza confusa, è una ragazza a metà, ecco, anche lei un po' a metà. Però è vero una cosa, che di donne come lei ce ne sono tante, di uomini come lui ce ne sono purtroppo tanti anche lì. E poi troviamo altri personaggi che vorrei raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione. Ad esempio Schulz. Ecco, io non la sento più. Ad esempio, stavo dicendo, Elda Lanz, ad esempio Schulz, ecco, un breve ritratto di Schulz, perché merita farlo conoscere. Beh, Schulz è l'uomo più normale, cioè in questo gruppo di personaggi Schulz è il più normale, è quello che approfitta della situazione, che è intelligente, che ha molto stile, che quindi può valere per quello che è, e quando si mette sul lavoro riesce, quindi non fa troppa fatica a fare niente, non fa fatica ad ottenere tutto quello che gli prende per le mani, ed è bugiardo quel tanto che gli serve per barcamenarsi, per avere quello che vuole. E quindi è l'uomo che io stimo meno, evidentemente, credo che si capisca, però è l'uomo più normale, più nella normalità. Lui, il protagonista, evidentemente no, non è un uomo normale, non è nella normalità. È nella normalità nei suoi difetti e nei suoi pregi, però non nella sua vita. La sua vita non è nella normalità. Mentre Schulz sì. Schulz, uomini come Schulz ce ne sono molti, moltissimi. Uomini come il protagonista, no, non ce ne sono tanti. E chissà perché mi è stato più simpatico il protagonista che Schulz, perché chissà perché, quando uno legge poi ha le simpatie per un personaggio o per l'altro, ma non per prendere posizione, ma perché è innata la cosa. No, in effetti i protagonisti sono due, anche se chiaramente io tendo per uno, e si capisce subito anche dalle prime battute, che l'altro invece non mi piace, che l'altro invece lo voglio distrutto, eccetera. Però in effetti i protagonisti sono due, perché la battaglia non è tra loro due, ma in effetti sì. Cioè nella vita così si sopportano male, eccetera, però è davvero la battaglia tra loro due, tra due modi completamente di essere sbagliati, perché sono tutte e due sbagliati, però in modo completamente diverso. E il terzo, che a me piace moltissimo, che era il suo compagno di libreria, che muore, è un altro modo di essere protagonista, un altro modo ancora. Trovo che qui davvero c'è molta umanità, ci sono molti personaggi diversi, ma che raccontano molte strade che noi conosciamo, che abbiamo percorso, che abbiamo conosciuto. Spero che sia così. Altro che se abbiamo conosciuto, perché poi la lettura di un libro serve ci parla anche di quello che noi siamo, e il libro ce lo racconta, è un po' lo specchio nostro, come questo romanzo Quasi un uomo. Sì, io credo che qui ci siano tre uomini che si
che si contendono, che si contendono la vita, e devo dire sono tre uomini molto diversi, cui uno tra l'altro muore subito, quindi poi sparisce dalla situazione, però si presentano in tre modi diversi, ma in tre modi assolutamente reali, cioè tutte e tre sono reali, non c'è fantasia nel pensarli, sono tre personaggi conosciuti, visti, con i quali io ho parlato, con i quali io ho combattuto anche, perché magari mi sono permessa anche di criticarli ad alta voce, quindi ho avuto la loro reazione e l'ho scritta. Quindi sono abbastanza veri, io sono molto contenta di questo libro, cioè, credo di aver raccontato una storia vera, anche se in effetti il fatto non è vero, però è una storia vera. I personaggi io li ho conosciuti, li ho amati, sono stati miei amici, con qualcuno ho anche litigato, ma in effetti sono tre persone che io ho conosciuto e che ho descritto esattamente come erano. Elda Lanza, siamo sotto Natale, lei ha già pensato a fare un regalo a Max Gilardi? Che regalo farà quest'anno? Allora, le devo dire che a Max Gilardi vorrei regalare un libro che le racconto, no, che non le racconto perché l'ho appena cominciato, Sette giorni perfetti di Rosie Walsh, che probabilmente lei conosce, di Longanesi, e è un librone di tante pagine, che mi lascia un po' perplessa, perché io non amo la scrittura con gli aggettivi, lei che conosce come scrivo sa che io non uso molti aggettivi e molti fronzoli mentre scrivo, qui ce ne sono molti, però è un libro molto bello, molto, molto appassionato, che io credo che possa piacere, no, tanto è un libro che è stato tradotto in tutto il mondo, quindi non faccio una reclama a un libro sconosciuto, però è un libro che sono sicura che piacerà a chi lo vorrà leggere, anche sotto l'albero di Natale, è un bel libro. Elda Lanza, non posso non parlare durante questa conversazione del premio che lei ha vinto quest'anno, il premio Giuditta alla carriera. Ce lo vuole raccontare questo premio? Guardi, è un premio che mi è arrivato, come dovrebbero arrivare i premi, assolutamente inaspettato. Mi hanno telefonato, signora venga quel giorno all'ora tale, nel posto tale, sono andata pensando di andare a trovare tre persone dietro un tavolo e metterci a chiacchierare, invece era un salone ad Alessandria, completamente pieno di gente, che si è tutta alzata in piedi quando sono arrivata io, cioè, è stata tutta una cosa stupenda, meravigliosa, ma inaspettata, quindi ero lì che tremavo un po', insomma. Quando la signora molto carina mi è venuta incontro, mi ha detto noi siamo del premio Giuditta, abbiamo pensato a lei, al premio La Carriera, per tutto quello che lei ha scritto, per tutto quello che lei ha detto, quello che lei ha fatto, e devo dire ero talmente emozionata che proprio nel filmato che mi hanno fatto si vede proprio che mi tremano le mani mentre prendo il premio e torno al mio posto. No, è stata una cosa molto bella, mi piace molto, adesso loro sanno di poter contare su di me quando fanno i loro incontri e le loro riunioni, io dove posso, perché ormai a 94 anni posso poco, ma insomma quando posso lo faccio molto volentieri, vado, e sono andata con l'Augero, per esempio, è stata premiata anche lei, bravissima scrittrice, donna meravigliosa tra l'altro, quindi sono stata molto felice di essere presente alla sua premiazione e sono disponibile tutte le volte che mi vogliono a ragionare di scrittura e di scrittura al femminile. Sono molto molto contenta. Elda Lanza, autrice del romanzo Quasi un uomo, Edizioni Salani, è il nuovo romanzo della scrittrice che abbiamo ospitato qui nel Posto delle Parole e che ringraziamo come sempre. Un grazie non è mai abbastanza nei confronti di Elda Lanza per il tempo che ci dedica. Grazie e buona, grazie, tanti auguri. Se lei sapesse come sono contenta di queste chiacchierate con lei. Grazie infinite e tanti auguri a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Al prossimo!
Grazie ancora e al prossimo prossimo romanzo di Elda Lanz e tanti auguri. A risentirci. Grazie, grazie infinite, grazie.